Ho sempre praticato sport e frequentato la palestra, più per mantenermi in forma che per passione. Qualche corso di fitness, una partita di calcetto e una corsa all'aria aperta. Così scorrevano le mie giornate dedicate al movimento. Capita poi che ti ritrovi ad osservare degli invasati che fanno cose che non immaginavi nemmeno si potessero fare. Tizi che vestono in modo particolare, che parlano un linguaggio sconosciuto e ti passano davanti con quell'aria da supereroe. La prima cosa che pensi è: "Ehi, sei un grande! Quanti premi hai vinto? Devo lucidarti le scarpe quando passi?" Può capitare poi che sei curioso, che fai una prova per capire di cosa diavolo stiano parlando questi qui. Ti chiedi: "Cavolo, potrò mai essere in grado di affrontare un allenamento così senza finire in ospedale?" Fai una prova e scopri che le endorfine prodotte ti chiedono di proseguire, di iscriverti, di farlo tutti i giorni. Sì, diventa una droga. Questa è stata la mia esperienza con il CrossFit e ora cercherò di spiegarvi cos'è. Ci sono più o meno tre cose che mi sento dire da chi guarda il CrossFit all'esterno e ne ha una sorta di timore. Uno è quando ti dicono non potrò mai farlo. Due, dicono che fa male. E tre, che è solo per invasati. Ecco, se mettiamo queste tre cose insieme, sembra che il CrossFit sia il La demonio. cosa del CrossFit lo dice la stessa parola, cross, un insieme di attività eseguite in una maniera un po' particolare. Sono movimenti funzionali, costantemente variati e variabili, eseguiti ad alta intensità. Ciò cosa significa? Che prendiamo spunto da tutto quello che è il panorama sportivo, mettiamo all'interno di una classe di CrossFit tutte le varie discipline, prendendo dal weightlifting, sollevamento pesi, prendendo dalla ginnastica, quindi useremo gli anelli, la sbarra, e prendendole da quello che riguarda anche il mondo dell'atletica, la corsa, da canottaggio, con i rowing, li mettiamo assieme per creare un modo di lavorare altamente intenso, ma nello stesso tempo funzionale e completo. Rispetto ad altre discipline ha un punto di vantaggio fondamentale che è per esempio il fatto che ogni giorno è diverso. Ogni giorno ti chiede comunque una sfida continua e ogni giorno c'è un trainer dedicato comunque a un gruppo di poche persone pronto a spiegarti quelle che sono le skill necessarie ad affrontare quel tipo di allenamento. È uno stile di allenamento che è molto diverso da quello che abbiamo avuto negli anni 80-90, diciamo, se vogliamo. Quindi le persone ovviamente sono attratti da questa nuova disciplina che cerca di variare quotidianamente lo stile di allenamento e le tipologie di esercizi. Tutta la mia vita ruota intorno al CrossFit, a una rilettura del CrossFit, nel senso che ho cercato di adattarla nel migliore dei modi affinché la mia vita potesse combaciare esattamente con quello che mi stava insegnando CrossFit e mi insegna quotidianamente CrossFit, che non è solo fare lo snatch, ma è anche un approccio diverso alle cose, vedere le cose da un altro punto di vista e comportarsi nel quotidiano come se la vita fosse un WOD, che sembra ridicolo, sembra una cosa scontata, ma vi posso garantire che a livello attitudinale di testa cambia totalmente. Cambia totalmente. Il 99% è composto da persone normalissime. Ho raggiunto la pensione e ho detto qua devo riprendere la mia attività sportiva. Lo possono fare realmente tutti, dai bimbi, quindi a partire dal CrossFit Kids, c'è cioè proprio una certificazione a parte, fino ad arrivare anche a mia nonna che ha 92 anni. Bene, pesante come sempre, però. Stacca? Sì.